raccogliere proposte e avviare un programma integrato di sviluppo è l'obiettivo dell'idea progettuale al fine di realizzare un archeoparco proposto da privati e denominato il Giardino delle Delizie, sul modello della tradizione arabo-normanna. Ieri incontro alla Pinacoteca Comunale di Gela. Gli obiettivi vanno dalla ricostruzione dell'originaria naturalità della linea di costa alla diffusione dell'ampiezza e della ricchezza del patrimonio costiero. Il progetto, condiviso dal Comune, mira ad intercettare finanziamenti anche dai fondi strutturali 2014-2020. Noi abbiamo individuato un'area che è l'area di Bulano, un'area che da troppi anni è stata dimenticata, tenuta da parte, considerata un problema, dove di fatto Gela l'ha sempre estraniata come territorio, dove di fatto non è stata mai né tutelata né curata. Un'area che invece potenzialmente ha un'enorme potenzialità, un'enorme possibilità di sviluppo, sia naturale per le sue caratteristiche, ma sia soprattutto economico. Per il Giardino delle Delizie è quello di utilizzare, con le direttive, seguendo le direttive europee, seguendo la possibilità di avere finanziamenti direttamente dall'Europa, ma coinvolgendo l'imprenditoria buona del nostro territorio e chi è che vuole venire a investire naturalmente a Gela, di quelle persone che vogliono e credono in uno sviluppo ecocompatibile, sostenibile, dove dalla natura è una ricchezza e non un impedimento. È un progetto sperimentale che, se l'Unione Europea ce lo approva, diventa un progetto sperimentale esportabile per altre realtà. In che cosa consiste? Consiste nel fatto che vogliamo fare ritornare, se possibile, la zona Bulala, questa costa di mare dove oggi mancano circa 200-250 metri di spiaggia, farla ritornare antianici. Noi l'ideale sarebbe 1940, dove c'era un boschetto, dove c'era acqua, dove c'era veramente un paradiso. Tant'è che all'arco parco abbiamo dato un titolo, il Giardino delle Delizie, richiamandoci a un intervento di parco arabo-normanno, dove si facevano, e a Palermo ve ne erano diversi esempi, la Conca d'Oro per esempio era tutto un parco naturale dove c'erano tutti i tipi di animali, c'erano giochi d'acqua, c'erano musica, c'erano danze.